Io sono Palma. Vi aspetto a Cava dei Tirreni in via Antonio Gramsci numero 6. Prosegue a ritmo serrato l'attuazione del piano delle alienazioni messo in campo dall'amministrazione comunale di Cava dei Tirreni. Infatti, per ripianare il deficit emerso dal rendiconto di gestione 2020, la giunta Servalli punta tutto sulla vendita degli immobili comunali, che in molti casi sono del tutto improduttivi per l'ente, tenendo conto anche dei numerosi casi di morosità. Al momento, come spiegato dal dirigente del quarto settore Antonino Attanasio, sono 23 i bandi aperti per circa 70 immobili. Per fine anno l'amministrazione conta di incassare circa 4 milioni e mezzo di euro, a cui potrebbero aggiungersi oltre 5 milioni di euro per l'alienazione dell'ex Cofima. A oggi, come ho avuto modo già di dire, ci troviamo pubblicati 21 procedure. Abbiamo messo in vendita 70 immobili, ad oggi ne abbiamo venduti 28, abbiamo già incassato 2 milioni 150 e abbiamo a giudice per 3,573, quindi 3 milioni 573 mila, 20 atti da stipulare da qui a fine anno, ma la possibilità di avere, Cofima a parte, altre entrate per almeno circa 1 milione di euro, quindi arrivare a una cifra di 4 milioni e mezzo.